Ion, buongiorno. Buongiorno. Allora, al di là del fatto che tu non sei sceso in campo, la partita di Napoli è stata una soddisfazione perché avete tenuto testa comunque a una squadra molto forte, al di là del fatto che poi insomma la sconfitta ci sta. Sì, no. La partita secondo me abbiamo giocato molto bene, no? Contro una squadra di Champions, abbiamo fatto solamente 3 allenamenti, 2 allenamenti, no? Comunque arrivavamo ancora non in 100%. Secondo me la squadra ha fatto una partita molto molto brava, siamo stati compatti, abbiamo avuto anche un'opportunità di fare con il 1-1 e il 2-1, ma alla fine loro hanno una qualità alta e hanno deciso la partita in due scatti che hanno fatto, no? Secondo me è una partita che dobbiamo prendere diciamo per una cosa positiva, no? Abbiamo fatto bene. Allora ci ripartiamo oggi con la doppia e vediamo come arriviamo a Salerno, ma secondo me lo più importante è il lavoro che dobbiamo fare di adesso in avanti. Ecco, tutti in questi 2 anni, tutte le partite che avete giocato contro le squadre di Serie A, avete sempre fatto bene. Può servirvi questo anche per darvi un po' più di convinzione in campionato, soprattutto in quest'anno magari in trasferta dove la squadra rispetto all'anno scorso magari va un pochino peggio? È vero che abbiamo fatto tanto a Palermo, Udine e a Napoli 3 partite importanti, no? Ma c'è una differenza, no? Sono squadra di Serie A e noi siamo di B, e magari la nostra predisposizione può essere diversa contro queste squadre, no? Tu quando vai a giocare magari perdi una squadra a Pisa, vai a giocare a Spal e la partita è diversa, sono due squadre diverse, allora la qualità, la pianificazione di gara, tutto, la tattica cambia, una partita non c'è niente di vivere con un'altra. Quella, non so come spiegare questo, no? Il calcio alla fine, se giochi con una squadra di Serie A o una NBA, è diversa, non è uguale. Se il mister ti avesse fatto giocare titolare, te la saresti sentita? Eri già pronto per il San Paolo? È stato bello, no? Ma è vero che non so se ancora fisicamente era pronto, ma di voglia era carico, è quello lo più importante, no? Era con la fame giusta per giocare, ma adesso senza scherzo, è vero che non ho fatto ancora nessuna settimana con loro di allenamenti, e allora non era pronto per giocare la partita. Già andare con loro a Napoli è stata una soddisfazione per me, un stimolo alto perché sono stato 2 mesi fuori e ritornare con loro e fare la trasferta, stare insieme alla squadra, vedere la partita e soprattutto visitare quello stadio lì contro una squadra di Champions è stato bello anche per me. Come diceva, se è per me, gioco sempre, no? Ho sempre la fame e la voglia di giocare, ma è stato così. E quant'è che sei fuori tu, intanto che non mi ricordo esattamente? Sono stati più o meno di quando sono rientrato a allenarmi con la squadra 63 giorni. 63? Giorni, sì. Precisi, ho contati tutti. Ah. Tu che stavo dicendo appunto, vedi, infatti ti ricordi esattamente il giorno. Tu che come hai vissuto questi 2 mesi? Nel senso che le partite in casa sei andato a vederle? Le sì, partite, sì. Ogni partita, anche fuori l'ho visto ogni partita. Ok, raccontami un pochino. Sì, sì, alla fine uno quando è fuori è un periodo soprattutto brutto perché non puoi stare con la squadra, non si può allenare, ti gira un po' la testa veramente. Ma dopo che, secondo me, sono stato dopo 2 settimane che era già infortunato, ho iniziato a capire che è stata così, che devo riprendere, devo iniziare a allenarmi forti ogni giorno, no? Non con la squadra ma a casa, qua a palestra, a Folo. E sono stato ogni giorno, mattina, pomeriggio e anche di notte allenandomi per riprendere, per stare in piena forma quando rientrerà con la squadra, no? E allora, quello è un passato, voglio dire, non si può vedere indietro e adesso l'unica voglia che devo fare e che voglio fare è guardare in avanti e aiutare la squadra a fare una ripresa importante e fare un girone di ritorno alla grande. Il tuo infortunio ha,
ha favorito nello Spezia il lancio di un ragazzo. Quanto l'hai visto crescere, appunto perché il giocare, diciamo la continuità anche nel giocare, ha dato la possibilità di mettersi in evidenza, ora è stato convocato di nuovo, era già stato per l'Under 18, ora va all'Under 19, insomma maggiore, come... Cosa è successo a questo ragazzo? No, guarda, secondo me anche l'anno scorso quando sono stato qua parlando di Vignali posso dire lo stesso, no? Sono bravi ragazzini che prima di tutto sono spezzini e quello secondo me ancora è un orgoglio più grande, no? Avere un spezzino che gioca allo Spezia e che fa così di bene, secondo me è una soddisfazione alta per la squadra e anche per la città e anche per lui, no? Che secondo me è una cosa bellissima. Lui è vero che già prima di entrare a giocare si stava allenando molto bene. Io quando eravamo al ritiro già l'ho visto che era un ragazzo bravo. L'anno scorso mi sa che 2 o 3 volte si è allenato con noi, ha fatto la partitina contro l'Alevi e io le vedeva che era un ragazzo che aveva la possibilità di fare bene. Quest'anno è entrato e ha dimostrato che lui è un gran calciatore, è giovane, è vero che ancora deve imparare, ma secondo me ha tutto di fare in questo calcio, no? Ha una proiezione alta, veramente. È scritto un po' nella tua storia italiana che gennaio debba essere il mese, insomma, della tua rinascita. L'anno scorso pure sì. Da qua avevi costruito, da questo periodo dell'anno, poi il fatto di essere diventato uno dei fulcri della squadra di Di Carlo. Ti senti appunto che lo Spezia possa fare poi un girone di ritorno come quello che avete fatto l'anno sì. Scorso? Sì, sì, assolutamente. Vedo che la squadra c'è, vedo che la fame c'è e soprattutto... Abbiamo la predisposizione per fare un girone importante, no? L'anno scorso l'abbiamo fatto e verrai come quest'anno anche la facciamo, no? Io, come diceva, della mia situazione particolare, ti dico che sono carichissimo di aiutare la squadra, di stare a disposizione del mister e soprattutto di fare questa Spezia o di portare questa Spezia lo più avanti e lo più alto in classifica possibile. Come ti pare il campionato rispetto all'anno scorso, guardando le altre squadre? Ormai le avete viste tutte, non le hai potute affrontare tutte, ma le hai viste tutte. Sì, le ho viste tutte. È un campionato diverso? Sì, secondo me non c'è magari come l'anno scorso, no? Era il Cagliari che sarebbe quest'anno l'Elas, ma l'anno scorso vedeva che magari era il Cesena che era fortissimo, era non so, il Pescara, il Trapani che guarda che ha fatto terzo, era una squadra molto molto forte. Quest'anno magari non c'è una squadra tanto forte come per dire il Pescara o il Crotone che ha fatto un girone di andata incredibile, ma è una classifica più compatta. E voglio dire che alla fine è un campionato diciamo che molto igualato, si dice, molto equilibrato, dove se vinci 2 partite sei in alto, se perdi 2 sei laggiù. Ecco, hai detto che diciamo quello che ti manca ora sono i 90 minuti, no? Perché sì. Diciamo che piano piano anche questa settimana ti servirà. Adesso fate 3 giorni sì. Di fuoco, no? Sì, no. Questo richiamo dalla preparazione che purtroppo potrete fare solo relativamente, perché ahimè c'è stata questa partita che pur bella però vi ha interrotto un po' quel periodo in cui dovevate ricaricare un po'. Quindi insomma non sarai pronto nemmeno per scendere in campo a Salerno, o come ti senti? Io mi sento molto bene. Te vorresti giocare? Veramente. Non c'è il mister qua, no? Te vorresti giocare? No, la mia voglia ovviamente è sempre giocare, ma vediamo, veramente dobbiamo stare un po' attenti tutti, perché è vero che è stato un periodo un po' lungo, ma io di quando sono rientrato con loro, anche ho lavorato tanto là quando sono stato a Spagna, anche quando loro sono stati alla sosta, che mi hanno fermato 3-4 giorni qua a allenarmi, ma è nato forte. Allora il mio pensiero obiettivo è arrivare alla partita di Salerno in una ottima condizione. Dopo. Ok, messaggio al mister. No, voglio dire che alla fine... Il mister ti vede tutti i giorni, lo sa meglio di te. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Sì. Stiamo prendendo pochi gol come nel girone di ritorno dell'anno scorso. Il problema è un po', no? La fase offensiva.
Che differenza può esserci secondo te dal girone di ritorno dell'anno scorso? Cioè, questa squadra perché ha perso un po' questa brillantezza nel fare gol? Sono state le assenze, i giocatori importanti che sono mancati? No, te che non c'eri, che segni tanto, Non so, non segno tanto, ho fatto due gol l'anno scorso, basta, speriamo che quest'anno arrivano anche goli, dico. No, il discorso è un po' che secondo me di un anno all'altro il campionato cambia, le squadre cambiano, non è facile dire qual è il motivo. Secondo me la squadra ha fatto bene, è vero che magari ha mancato con un gol, con una partita che era per vincere, non abbiamo vinto, ma questo campionato secondo me si vince iniziando da dietro. Se non prendi gol è più facile vincere una partita, perché vedi che non c'è non c'è una squadra che vince 5-4, 6-0, vince 2-1, 2-0, 1-0, 3-2. Sono, secondo me, la squadra, si vedi, va in avanti, vedi l'Elas e il Frosinone, non prendono gol, non prendono nessun gol. Luego è vero che hanno calciatori che fanno gol, ma sono sicuro che anche noi in questa girone di ritorno arriveranno questi gol che hanno mancato magari nel girone di andata. E sono convinto di che la squadra c'è, calciatori c'è voglia, c'è tutto. La strada è la strada che abbiamo fatto come l'anno scorso, come abbiamo fatto fino a oggi. Sono sicuro che i risultati arriveranno e fino all'anno saremo lassù. Quello è il mio pensiero. Ti dico che noi stiamo lavorando ogni giorno per fare questo, no? Perché secondo me, come ho detto, ripeto, c'è la squadra. Non so se arriveranno o non arriveranno nuovi acquisti, non lo so, ma la squadra c'è e secondo me saremo minimo, non lo so dire che posizione, ma non vedo una squadra più forte che noi. Vedo che magari c'è squadra che hanno fatto un po' meglio che noi il girone di andata, ma non vedo che c'è una squadra più forte che noi. Grazie. È il tuo pensiero, giusto? Il mio pensiero è quello che ho visto, perché ho visto ogni partita di campionato e ancora non ho visto una squadra che dici questa squadra ammazza tutti. No, assolutamente. Grazie. Ok, grazie.